Matera lo ricorda con una cerimonia solenne e significativa. Per i fedeli, per le migliaia di persone che con entusiasmo accolsero il Santo Padre, quella giornata di aprile del 1991 rappresentò un evento di straordinaria importanza. Il Papa compiva un pellegrinaggio in una terra difficile e straordinaria al tempo stesso, lungo un intenso itinerario spirituale che lo vide attraversare i luoghi emblematici della Basilicata. Matera, ma anche Potenza, la Piana di Tito e la Valle del Basento, tra gli operai che già da qualche anno vivevano le difficoltà di una industrializzazione che pochi anni prima tante speranze aveva acceso in ogni paese della nostra provincia. Con questa piccola, queste poche parole, non abbiate paura del futuro, perché il futuro siete voi. Soprannaturale di autentico rinnovamento dei cuori. Cammina fiduciosa con Maria, la Madonna della Bruna. Con lei avanza sulle strade della carità, con lei proclama il Vangelo, verità di eterna salvezza, in una nuova e vigorosa evangelizzazione. In lei troverai rifugio nell'ora della prova, della stanchezza. In lei sentirai il sostegno. Sostegni una madre nei giorni della fatica del dubbio. Accogli come madre la Madonna della Bruna, cui affido le tue speranze e i tuoi propositi. Attingi fiduciosa al segreto della sua fede. Partecipa al disegno del suo amore. Sì, partecipando alla fede della Madre di Dio, la Chiesa desidera che le meraviglie di Dio siano conosciute da tutti, che tutti possano attingere l'acqua alle sorgenti della salvezza e possano attingerla con gioia. Amen. Ci tracciamo il segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Città di Matera. L'immagine del Beato Giovanni Paolo II, che è stata qui collocata, vuole rendere gloria a Dio, fonte di ogni santità, richiamare alla nostra memoria la visita alla nostra città,